In Viale della Riviera, Pescara, i cancelli del CRAS restano chiusi. Ed è proprio qui, di fronte al Centro per il Recupero della Fauna Selvatica, che il WWF Abruzzo ha dato appuntamento alla stampa per tornare a denunciare la sospensione del servizio di recupero e cura della fauna selvatica autoctona per mancanza di fondi, come spiega Andrea Natale, coordinatore delle Oasi WWF. Il centro, diciamo, dava, fino a quando non è stato chiuso, assistenza agli animali feriti, rinvenuti per esempio sul territorio abruzzese, sia su segnalazione per esempio delle aree protette, delle oasi, sia dei cittadini, sia degli altri enti, e quindi interveniva per il recupero e poi l'eventuale reintroduzione. Attualmente questo servizio non viene fatto, non c'è più nessuno che lo fa, quindi ci sono incombenze che derivano anche dal rispetto delle direttive. Noi in questo momento non stiamo rispondendo a una cosa che dovremmo fare come regione. Per assurdo, se non si finanzia questo, se ne dovrebbe fare un altro. A fronte dei fondi che sono stati assegnati alle associazioni venatorie, questo centro invece è stato un po' dimenticato dalla regione. Sono scelte politiche che si fanno e chiaramente non stiamo parlando di grandissime risorse per far funzionare, diciamo, un centro di questo tipo. Non so cosa ci fanno le associazioni venatorie con quei fondi, ma probabilmente una parte di quei fondi potevano essere utilizzati per garantire questo servizio e l'assistenza alla fauna selvatica. Nell'Abruzzo dei parchi e delle aree protette, dove il governo regionale propone l'abbattimento selettivo dei cervi, ma non trova i fondi per sostenere le attività del centro recupero fauna selvatica, il WWF invita tutti gli enti competenti a farsi carico della situazione per far tornare di nuovo operativo il CRAS. Filomena Ricci, delegata regionale dell'Associazione Ambientalista, auspica un dialogo con l'assessore competente per rilanciare la gestione del centro. Come per l'abbattimento selettivo dei cervi, si potrà fare qualcosa anche in questo caso? Noi lo auspichiamo fortemente, anzi speriamo che questo momento di difficoltà serva per rilanciare la gestione della fauna in difficoltà nella nostra regione. Chiediamo infatti agli enti che sono competenti di istituire un tavolo, ma soprattutto di creare una rete di collaborazioni, per esempio tra le aree protette o le università, che hanno personale, struttura e competenze per assistere gli animali feriti. Noi come volontari ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte, ma ci vuole una regia e un'organizzazione che sia di programmazione politica. In questo caso non abbiamo degli atti, ancora non abbiamo a disposizione proprio degli atti da poter per esempio impugnare, ma pensiamo che in questo caso ci voglia proprio il dialogo e la volontà di risolvere il problema al di là dell'iter giudiziario.